Riccardo Caradia, parte Taranto Sotterranea. In cosa consiste questo bel progetto? Dunque, Taranto Sotterranea è, insomma, come dice anche il nostro sito, la nostra pagina Facebook, è un percorso di archeologia urbana. Sono una serie di siti archeologici restituiti alla fruibilità, insomma, in seguito a una gara d'appalto che c'è stata da parte del comune e della soprintendenza, che è poi il proprietario, insomma, di questi siti archeologici, e quindi riaprono le famose tombe a camera, insomma, della città di Taranto in seguito a dei lavori importanti strutturali che sono stati fatti durante l'anno scorso, e cercheremo di renderle il più fruibile possibile. Ma non sono solo tombe a camera, sono anche un insieme di altri siti, quali ad esempio noi ci troviamo adesso alla Cripta del Redentore, che è una chiesa insomma del XI secolo, anche questa, insomma, scoperta intorno agli anni 60, riscoperta intorno agli anni 60, che è stata chiusa e che riaprirà in questo percorso. Avete creato un'associazione temporanea di imprese, di cooperative, per dare vita a questo progetto? Sì, noi siamo tre società cooperative di archeologi, lavoriamo, insomma, facciamo scavi archeologici, didattica, valorizzazione del territorio, lavoriamo nel territorio regionale pugliese. C'è stata questa gara d'appalto, ci siamo messi insieme, ma abbiamo una tradizione, come dire, un po' più vecchia, perché noi sono anni che gestiamo a fasi alterne questi siti archeologici. Prima siamo partiti addirittura con l'APT, poi l'abbiamo fatto con Puglia Promozione in occasione appunto degli Open Days. Abbiamo avuto un anno e mezzo di gestione sperimentale, sempre da parte del comune, tra il 2013 e il 2014, e adesso è uscita, insomma, questa gara per un progetto di più grande respiro, che dura 5 anni. Ci siamo messi insieme, abbiamo partecipato solo noi, eravamo gli unici a partecipare, e abbiamo vinto la gara, e insomma, ci siamo. Quando cominciano le visite? Abbiamo, noi sabato prossimo apriamo i siti dalle 18 alle 21, quindi sono aperti, potete già venirci a trovare, ma soprattutto domenica alle 18, partenza da Via Marche, abbiamo la prima visita guidata per 3 siti, quindi vi aspettiamo domenica alle 18 in Via Marche, e, insomma, veniteci a trovare, che credo ne valga la pena.